Siamo andati appunto in Sicilia, lo abbiamo fatto con Claudio Di Pasquale e Teresa Paoli per raccontare a Catania come si è fatta campagna elettorale. I miei dati fino a Chiara Lombardo dove sono? Soltanto questi, non abbiamo nient'altro. Avete dati delle regionali? Raffaele Lombardo è il nuovo presidente della Regione Sicilia. Ha ottenuto più del 65% dei voti. Una vittoria schiacciante, un primato storico. Per la sinistra una sconfitta totale. Il PD ha perso e la sinistra arcobaleno non ha più neanche un seggio. A Catania i siciliani hanno votato compatti per Lombardo. Dove si mette, mette Lombardo, l'onorevole, suona la campana, sei bravo. Una settimana prima delle elezioni abbiamo chiesto a Massimo di portarci nei quartieri più disagiati per scoprire come si sta svolgendo la campagna elettorale. Adesso stiamo andando nella parte ovest della città, che praticamente sono i quartieri di Montepò, di Neri, Nesima. Sono quelli in cui Lombardo, l'MPA, insomma la destra in generale hanno le basi di consenso maggiore. Qua siamo tutti sullo stesso piano, cioè qua si sta morendo di fame sole, basta. Infatti ci vede, siamo sempre a spasso. Caro almeno loro, se non abbiamo mangiamo, se non abbiamo non mangiamo. Che poi i politici ci cercano solo in questo periodo, quando ci sono le elezioni. Ma così, qualche riunione, qualcosa. Cosa ci si vuole, allora tutto buono, chi non botte i gatti, chi non botte... In questi quartieri, dove c'è povertà e disoccupazione, spesso non ci sono neanche servizi primari. Gli anziani, le famiglie, le donne trovano però un punto di riferimento nei patronati, che fanno capo a sindacati e associazioni. I cittadini si rivolgono ai patronati per ottenere dei servizi gratuiti. Per avere di tutto, dal certificato alla dichiarazione dei redditi a qualunque altro bisogno. E proprio per questo i patronati ricevono dei contributi pubblici. Quanti patronati ci sono qui? Non lo so, ce ne stanno tanti. Qua ce n'è tre, in 500 metri, se patronati ci sono. Lì c'è un altro, lì ce n'è due, lì, quattro. Venga. La cosa strana che notiamo è che i patronati sono pieni zeppi di manifesti elettorali, soprattutto del centrodestra e dell'MPA, il partito di Lombardo. Lombardo l'abbiamo qua preso. Andiamo qua magari. Con Berlusconi magari. Con Berlusconi pure. Ma i patronati non erano dei centri di assistenza sociale per tutti i cittadini? Cosa c'entrano i manifesti dei partiti politici? Ma il patronato di chi è? Di Raffaele. Raffaele è qua. Non ho capito, il patronato è proprio di Raffaele Lombardo in persona? Sì, sì, lui. Sì, di lui. Non lo sapeva lei, no? Insomma, questo patronato è nelle mani di Raffaele Lombardo, cioè del principale candidato alla presidenza della regione. Il popolo l'ha aiutato sempre Raffaele. Beh, logistici sempre Giuseppe Cidiacolo. Chi è Giuseppe Cidiacolo? Quello è chiaro. Venga, signor Cidiacolo, venga qua che lei, cercano a lei. Ci ho detto che il patronato di Raffaele Lombardo e lei è il gestore. No. Quindi lei non sa di chi è? No, lei è un dipendente? Neanche. Volontario? No, non è neanche, personalmente neanche. Il patronato con me non c'entra niente. Ma c'era lei là dentro? No, ma io ero dentro perché cercavo di chiedere qualche informazione. Arcidiacolo, ma lei è un politico, cosa fa? No, io no. No? Io sono al servizio degli amici. E chi sono gli amici? In questo caso la famiglia Lombardo sono amici miei. Io sono un cristiano, per cui credo in Dio e credo nel Vangelo. Senza andare a peccare, dico che il Vangelo, politicamente parlando, di Lombardo è il mio Vangelo. Per me quello che lui scrive, quello che lui dice, per me è sacrosanto e si porta avanti. Adesso stiamo entrando a Nesima, ma qua c'è un patronato che fa riferimento all'MPA, che però sponsorizza Angelo Lombardo. A
Angelo Lombardo è il fratello di Raffaele. Anche lui è in piena campagna elettorale e anche lui utilizza i patronati. Ma perché c'è il manifesto di Lombardo? Questo non lo so. Questo è un altro dei patronati di Nesima. Ed ecco, Angelo Lombardo, Raffaele Lombardo, Angelo Lombardo, Angelo Lombardo, Raffaele Lombardo. E qui c'è Tagliaferro, qui c'è la stazione di Tagliaferro. Da qui. Patronato lo gestisce Elio Tagliaferro, consigliere provinciale. Da tanti anni uno dei suoi treni ha tre. Addirittura il consigliere provinciale Tagliaferro ha tre patronati, tanti quanti ne ha la CGL in tutta Catania. Voi consigliate di votare il Tagliaferro? Sì, certo. Dando il voto a lui sulle regionali, in automatico va anche a Lombardo. In questo patronato il candidato è del PDL. Ascoltate quello che ci confida il gestore. I patronati la maggior parte delle volte vengono gestiti comunque da persone che sono consiglieri circoscrizionali e quant'altro, o persone che vogliono candidarsi poi successivamente, perché chiaramente poi vengono qua persone che hanno dei bisogni, persone che vengono seguite quotidianamente per quanto concerne le pensioni, sul sociale, e quindi è giusto che poi, scusa, non fanno, ogni tanto si possono chiedere anche il voto. Quindi i patronati danno dei servizi gratuiti e poi chiedono il voto. Ricordiamo però che questi servizi non hanno nessun costo proprio perché sono pagati con i soldi pubblici, cioè di tutti noi. Per ogni pratica noi le inviamo alla regione e la regione poi ci paga un tot. Tutti i patronati generalmente vengono, poi sono cose politiche, delle sede politiche si può dire. No? I patronati sono diventati delle vere e proprie segreterie politiche che presidono il territorio e intercettano il consenso. La legge però non prevede nessuna attività di propaganda al loro interno. Chiediamo al presidente Raffaele Lombardo cosa ne pensa. Ma guardi, io non lo so se si fa campagna sui patronati, ma una struttura di formazione professionale, di assistenza e di patronato è legata al sindacato. Oggi il candidato alla presidenza della provincia della sinistra è l'ex segretario della CISL. Io credo che sia gli operatori dei suoi patronati, eccetera, abbiano il diritto di votare per lui e di chiedere il consenso per lui. Diciamo che molti operatori dei patronati fanno politica loro. Se ci fosse una legge che lo impedisse, per loro come per gli ex sindacalisti, questa legge dovrebbe essere semplicemente applicata. E siccome non c'è una legge che lo impedisce, consiglieri e assessori incontrano i cittadini nei patronati. E non solo per sbrigare documenti. Qui siamo nel quartiere di San Leone. Un quartiere popolare ad alta densità di disoccupazione. Il quartiere è un pochettino come tutti gli altri quartieri di Catania, abbastanza popolato, con una fascia di giovani abbastanza che hanno di bisogno un po' tutti quanti di un po' di lavoro. Sotto elezione magari qualcuno riesce a mantenere, a promettere qualcosa. Il referente di zona di Lombardo in questo quartiere è Mario Indaco. Mario Indaco è un ex assessore comunale dell'MPA. In questo momento è dentro il patronato. Fuori si è radunata una piccola folla. Sono disoccupato. Ho chiesto per un lavoro. Ci vediamo di cosa possiamo fare. E poi? Ancora, sto aspettando la risposta fino ad oggi. Hanno chiesto un voto, però ancora non so chi è. Sono qua, assolutamente. Per votare, per vedere chi è il candidato. Che lavoro le hanno promesso? Un lavoro, qualsiasi, anche delle pulizie, se possibile. Certo. In cambio del voto. Per questo signore, dunque, il patronato funziona un po' anche da ufficio di collocamento. Da queste parti basta la promessa di un lavoro per ottenere il consenso elettorale. Insomma, il mercato del lavoro è una delle leve, anzi forse la leva principale su cui si costruisce il sistema di potere in Sicilia, di Lombardo e soci. Per verificare, entriamo con una telecamera nascosta in un altro patronato legato all'MPA. Fingiamo di essere in cerca di un lavoro. Ma senza curriculum me ne posso lasciare. Ogni mercoledì ricevere qui il nostro consigliere. Posso parlare con lui direttamente? Con il consigliere. Ma mi può aiutare? Ma proprio, bisogna di lavorare. Ci tengo tantissimo a farvi conoscere il nostro consigliere, perché veramente è tanto e mi auguro che ti faccia trovare tanto. Anche se per poco, però se non tanto, alla fine avete bisogno di capire. Cosa?